Roberto Pellegrini, grande industriale, grande presidente dell'Inter dei Record, ma soprattutto un grande appassionato di ciclismo. Oggi alla Androni Giocattoli, come mai questa sua incursione, un ritorno nel mondo del ciclismo? Ma per due motivi. Il primo è perché il ciclismo è stato il mio primo amore, un grande amore. All'epoca sponsorizzava la mia azienda la maglia verde del Giro Baby. Dilettanti e poi la Sei Giorni di Milano. E il secondo motivo è che sono amico di Mario Androni, al quale auguro ovviamente buona fortuna. Bocca al lupo, come si dice. Lei ha avuto un grande allenatore come Giovanni Trapattoni, una grande Inter, quella dei Record con Matteus, Breme e Klinsmann, ma l'idea di una formazione ciclistica non l'è mai affiorata nella mente? Beh, le dirò che non mi ha ancora affiorato, però la cosa non mi dispiace, perché è un mondo che mi appassiona, è un mondo che mi piace, dove ci sono tante persone di una semplicità disarmante, proprio come Mario Androni e come tante altre persone che oggi ho rivisto, l'ex commissario tecnico, no? Alfredo Martini, quindi tante persone care. Si sa mai nella vita. Mai dire mai, dice. Mai dire mai. Presidente, lei per chi faceva il tifo? I suoi corridori, i corridori ideali che ha nel suo cuore? Ma, se partiamo da lontano, da molto lontano, ovviamente Fausto Coppi, per poi seguire fino a pochi anni fa Gianni Bugno, ecco, un corridore che ho molto amato, e poi quelli più recenti, ecco. Ma i nomi sono tanti, rischierei ovviamente di dimenticarli.